partito anche la Juventus con la Fiorentina. Briaschi dopo 3 minuti aveva portato in vantaggio i bianconeri. Poi dopo 2 clamorose occasioni fallite dalla Juventus, al 37esimo il giovane Cecconi concludeva in rete una bella manovra dei Viola. Nella ripresa al 32esimo su calcio di punizione la rete del 2-1 con il quale la Fiorentina è passata sul campo di Torino. È di Passarella il forte e preciso tiro che supera il portiere bianconero Bodin. Derby del centro-sud all'Olimpico.